pioggia che non ha risparmiato San Siro. È tutto pronto qui a Milano. Amici all'ascolto, un saluto da Piero Gipardo e Stefano Nava. Torna la Serie A con questo incontro che promette davvero emozioni e spettacolo. Oggi in campo Inter e Genoa. Vedremo come l'affronteranno le due squadre, se sceglieranno di adottare un approccio più prudente, almeno all'inizio, o se una delle due squadre prenderà subito in mano il pallino del gioco. Sono curioso. Queste le scelte iniziali del tecnico dell'Inter. In porta c'è Handanovic, difesa formata da Godin in coppia con Skriniar, Borja Valero insieme a Vecino nel cuore del centrocampo e due punte a cui è affidato il compito di finalizzare la manovra. Ecco le scelte dell'allenatore del Genoa. Tecnico che ha scelto un 4-5-1 però a trazione anteriore. Probabile che i due esterni di centrocampo saliranno per dare una mano all'unica punta in fase di possesso palla, andando a formare un 4-3-3. Si parte con il calcio d'inizio per i nerazzurri. Vecino. Lukaku. Varagna metri. Lukaku. Palo, occasione, palla ancora buona. Pallone che viene allontanato, poteva essere un'azione pericolosa. Tempo da lupi, pioggia incessante che può complicare la vita delle due squadre in campo. L'equilibrio delle formazioni è compromesso, Pier. Assisteremo più a lanci lunghi che a giocate palla a terra, viste le condizioni del campo. Skriniar, bravo qui il difensore che legge bene questo pallone. Contrasto pulito, pallone in out. Biraghi, bravo qui a smarcarsi, cerca il secondo palo, lo vede, ecco Vecino, vediamo cosa fa ora. Difesa bassa, qui è chiara l'intenzione di far uscire la formazione. Porca Valero! Può portarsi in vantaggio. Palla agli avversari, baricentro troppo basso, è arrivato il gol e c'era l'aspettanza. Hanno giocato col fuoco e stavolta sono rimasti scottati. Il portiere ha tentato il tutto per tutto, ma la conclusione al volo sulla destra era davvero potente, non ha lasciato scampo. La regia si ripropone il gol da un'altra angolazione. Si torna a giocare con i nerazzurri dell'Inter che sono adesso avanti. Prova a giocare sulle fasce. C'è la touche, si riparte con la rimessa laterale. Romero. Schöne. Allarga il gioco sugli esterni. Mette il pericolo e allontana.
Biraghi. De Vrij. Provano con il pressing. Borja Valero. Gestiscono comodamente il possesso palla nella propria metà campo. Palla che termina in out, sarà fallo laterale. Radovanovic. Kwame. La legge bene, intercetta il pallone, non era difficile. Perdono palla banalmente. Prova l'avanzata l'Inter. Palla vagante adesso. Radovanovic. Schöne. Intervento tempestivo del difensore che intercetta il passaggio. Palla persa. Bravissimo qui il difensore che recupera. Borja Valero. Buono il tackle. Kwame. Attenzione perché è pericoloso. Non la tiene Adanovic, attenzione. Aumenta l'intensità del pressing. Può ricevere una posizione interessante. Può metterla dentro. Ecco Vessino. Si giocherà ancora per due minuti. Agli allenatori è parso un recupero tutto sommato giusto, non si è perso troppo tempo. Radovanovic. Prosegue la sua azione. Occhio al traversone. Si chiude il primo tempo. Squadre che tornano negli spogliatoi. 1-0 alla fine della prima frazione. Ha disputato una buona prova nei primi 45, certamente fra i migliori. Può essere contento per aver dato il vantaggio alla sua squadra. Vedremo se riuscirà a farne altri nella ripresa per chiudere i conti. Difesa bassa, qui è chiara l'intenzione di far uscire. Continua a piovere, si gioca, comincia il secondo tempo. Radovanovic. Schöne. Ecco Saponara. Vediamo cosa inventa ora. Prova a piazzare. Conclusione che si è spenta abbondantemente sul fondo. I compagni lo rimproverano perché non ha passato il pallone. Ha visto uno spiraglio, si è lasciato ingolosire. Sperava sicuramente miglior sorte. Lukaku. Occhio all'Inter che avanza. È uno specialista di questi inserimenti alle spalle dei difensori, ma stavolta è scattato in anticipo. Sostituzione fondamentale per provare a cambiare i binari di questa gara. Romero. Schöne. Puntuale qui il difensore nel recupero. Vessino. È in buona posizione. Posizione favorevole.
Ha deviato il pallone in out, concedendo la touche, la rimessa laterale. Un cambio che dovrebbe dare nuove energie fisiche e nervose alla squadra per tentare la rimonta. C'era bisogno di una svolta anche a livello tattico. Vessino. Skriniar. Occhio a Borca. Palla spazzata via. Pallone perso. Sanabria. Gumus. Può correre lungo la fascia. Sanabria. Posizione ideale. Lo vede. Voleva sorprendere la difesa, ma qui è finito in offside. C'è il fischio del direttore di gara che interrompe una potenziale occasione da gol. Posizione di offside al limite, ma credo si trovasse oltre l'ultimo difensore. Vessino. De Vrij. Arretra qui Lukaku che vuole palla. Borca Valero. Buona lettura dell'azione, ha intercettato bene il passaggio. Interrompe bene l'azione, intercettando il lancio. Hanno disputato una buona partita, ma è ancora presto per festeggiare. Il margine non è abbastanza ampio da permettergli di stare tranquilli. Ultime fasi del match, traguardo in vista per il... Buona la parata impresa da parte del portiere. Radovanovic. Borca Valero. Borca Valero. Vessino. Inter che prova a rendersi pericolosa con la circolazione del pallone. Palla che viene rilanciata in avanti. Grande atmosfera adesso sugli spalti. Momento chiave della gara per modificare le... Borca Valero! Murato dall'intervento del difensore. Schöne. Schöne. Sanabria. Saponara. Può avvicinarsi alla porta. Lo ferma sul più bello. Match che si avvia verso la conclusione. Hanno buone chance per pareggiare con questo corner. E devono sfruttarle. Due novità dunque in casa Inter. Occhio al pallone in mezzo, senza problemi, portiere sulla traiettoria. Sentiamo da Matteo Barzaghi quanti minuti restano ancora da giocare. È iniziato il conto alla rovescia, manca un solo giro di lancetta al 90esimo. Grazie, ovviamente se dovessero esserci novità richiedici pure la linea. Pallone tranquillamente fra le braccia del portiere. Godin. Game over, finisce la gara.
Squadre che hanno ribattuto colpo su colpo oggi in campo, come dimostra anche il punteggio finale. Complimenti a loro per questa vittoria. Hanno saputo soffrire quando c'era da soffrire e ora possono giustamente esultare. Un successo fortemente voluto, strappato più con il carattere che con la tecnica. Difesa bassa, qui è chiara l'intenzione di far uscire la formazione. Porca Valero! Può portarsi in vantaggio. Palla agli avversari, baricentro troppo basso, è arrivato il gol e c'era da aspettarselo. Hanno giocato col fuoco. Ecco Saponara. Vediamo cosa inventa ora. Prova a piazzare. Conclusione che si è spenta abbondantemente sul fondo. I compagni lo rimproverano perché non ha passato il pallone.
come tenero azzurro.